Nella foto presa durante una visita collettiva al Cerchio Firenze 77 e su cui scorrono queste parole, si scorgono: da sinistra il primo in piedi e chi parla, il quarto in piedi è lo scrittore e giornalista Pietro Cimatti, la prima da sinistra accosciata è Malgari Porrino, nella cui casa da molti anni si è tenuta e si tiene una scuola del Cerchio Firenze 77. Poi il maestro Dali parlerà dei sogni. Se permettete, una breve nota. Da sempre e dovunque, chi ha intuito che il capolinea dell'uomo è il sentire, o come dice il maestro Hallag, il cuore, viene perseguitato. Infatti, il mistico Sufi Hallag fu impiccato nel 922 per l'ostilità di teologi ortodossi e liberali. Declamava versi di rara bellezza, come «Il Signore vidi io con l'occhio del cuore». Io chiesi: chi sei tu? Egli disse: tu, o essenza dell'essenza della mia esistenza, o tutto del mio tutto. Ma prima di trovare la vera ragione dei sogni, che è molto importante, ovvero sia delle azioni che voi compite allo stadio quando dormite, cercate le vere ragioni delle azioni che voi compite allo stato di veglia, perché figli cari, molto più importante prima cercare questo significato, l'altro, delle cose incontrollate che hanno un loro profondo significato, è importante egualmente, ma di una importanza complementare, perché può servire a meglio comprendere la vera ragione delle azioni che voi fate quando siete svegli. Se voi studiandovi, introspezionandovi, credete di avere raggiunta l'esatta comprensione di voi stessi figli, allora sì, è dai sogni che voi potete avere una conferma o meno della giustezza della vostra comprensione. Allora, solo quando avete prima profondamente meditato e studiate voi stessi allo stato di veglia, o ciò che voi fate quando siete svegli, allora e solo allora i sogni hanno importanza per comprendere. Ma chi volesse comprendere se stesso unicamente dall'esame dei suoi sogni e figli, certamente che comprenderebbe, che inizierebbe l'esame non dalla parte più facile, ma dalla parte più complicata, dalla parte più difficile e meno comprensibile. Perché figli cari, ripeto, i sogni possono essere dettati da un'infinità di impulsi. E prima ho dimenticato di dirvi, impulsi che possono essere anche telepatici, è vero? Reminiscenze anche di altre incarnazioni. In tutto questo voi direte, vi è una necessità, a volte vi è la necessità del veicolo astrale, a volte del veicolo mentale, è vero figli, ma sono necessità
inerenti alla natura di questi veicoli e quindi di riflesso alla natura vera dell'individuo, il quale è, in ultima analisi, il risultato anche di questi veicoli, ma non solo il risultato di essi. Un uomo figlio è quello che è non solo perché i suoi veicoli sono quello che sono. Un uomo è qualcosa di più della somma di ciò che sono i suoi veicoli. Ed ora termino per non annoiarvi. Che la pace sia con voi e con voi.